Ilaria Salis, che in un suo video in rete ha avvisato tutti i suoi follower che ha bisogno di un periodo di raccoglimento. Ha usato queste parole: ha bisogno di raccogliersi, di riposarsi. Ha detto, insomma, l'esperienza in Ungheria, tutta l'attenzione mediatica intorno al suo caso l'hanno sfiancata. Quindi a pochi giorni, per non dire insomma un mese dall'insediamento a Bruxelles, nonostante insomma sappiamo che gli europarlamentari sono lautamente pagati, giustamente lei ha detto: io ho bisogno di vacanza, mi ritiro in montagna, vi ringrazio tutti per il supporto, però io mi devo raccogliere, devo stare tranquilla, mi devo riposare, perché è stato troppo lo stress. Beh, perché insomma tutti i torti non ce l'ha a passare, no? Giustamente lei faceva la supplente, l'insegnante, ad essere una europarlamentare, beh, il passo è stato notevole, l'attenzione mediatica sicuramente non ha giovato e quindi ha bisogno di ristorarsi. Ora non fate insomma, pensate subito male, fate delle battute nel dire insomma per più di 10, 15, se non sbaglio 19.000 euro al mese che prendono gli europarlamentari, beh, magari un po' di fatica all'interno ci potrebbe anche stare. Insomma, io credo che quando tu assumi e rivesti un ruolo di responsabilità importante, perché comunque tu rappresenti in qualche modo una fetta del tuo paese, quantomeno una fetta del tuo elettorato in Europa, beh, in quell'assunzione di ruolo dovresti anche assumerti la responsabilità di poter essere anche un pochino stanca, magari stancarti. Però garantisco che ci sono dei lavori ben più stancanti, ben più stressanti. Quindi questa esigenza di rivolgersi al pubblico nel dire ho bisogno di raccogliermi, ho bisogno di stare un attimo tranquilla, beh, fa insomma un pochino amaramente sorridere. E però magari tra tante persone che hanno visto questo video, ripeto, ci sono persone che continuano a lavorare, che lavorano anche d'estate e per molto, molto, molto meno rispetto allo stipendio che prende la Salis da europarlamentare.